Cari amici, benvenuti in questo video dedicato agli Under Simulator. Oggi siamo tornati sul canale del bravissimo Magimon, questo youtuber specializzato in concept molto interessanti di Under Simulator. In particolare, oggi, nonostante ci siano tante cose che voglio farvi vedere di Magimon, ci concentreremo su gli Under Simulator concept. Ayano confessa il suo amore a Taro. Finalmente vediamo qualcosa che potrebbe somigliare al finale di Under Simulator qualora abbiate eliminato con successo tutte quante le rivali. Perciò, via libera al video! Qui abbiamo l'albero di ciliegio, giustamente, dove tutte le dichiarazioni d'amore del mondo di Under Simulator hanno luogo. E sotto l'albero di ciliegio già vediamo qualcuno vestito di nero. Infatti qui c'è Senpai che ha corso come un disperato e c'è anche Ayano, imbarazzatissima. Vediamo se finalmente riuscirà a parlare con Senpai. È già tanto che si ricorda il tuo nome, bimba, eh? Ce la fai a parlare? Sì, ce la sta facendo a parlare, ma... Non si erano mai parlati prima, capisco. Magari però farci un po' di conversazione era meglio, Ayano, non credi? Voglio dire, non vi conoscete praticamente per nulla. Perché dovrebbe accettare una dichiarazione del genere? Non vi siete mai parlati, bimba? Infatti ha ragione lui, ha perfettamente ragione. Davvero? Per la cosa dei regalini forse? Ah, eh sì, eh sì. Questa cosa dei regali è importantissima da fare a quanto pare. Sì, dopo aver perso la tua migliore amica eri triste. Chissà come mai è morta, eh. Non si sa. Sì, molto carino da parte tua, Ayano, ma... Questo qui lo stai spaventando, secondo me. Davvero? Davvero, senpai? Davvero? Oddio, ci sta, effettivamente anche Yandere Dev aveva detto che sarebbe stata una specie di angelo custode, Ayano, se avesse fatto questa cosa dei regali. Ma cosa? Ma non è vero, ma non vi parlate da mai, ma cosa? Ma... Davvero? Davvero, senpai? È proprio vero che per te basta che una ragazza respiri, eh? Ma che carini però, dai, ma che cuccioli, finalmente quello che abbiamo sempre aspettato tutti fin dal giorno numero uno. E abbiamo anche tutte le rivali che festeggiano insieme a noi. È un po' inquietante avere così tanti spettatori, che non è che sono tornati veramente in vita, semplicemente... Ecco, diciamo che sono qui che ci guardano per dire, visto? Ci hai fatto fuori tutte quante, ma alla fine hai avuto la tua ricompensa. Adesso Senpai è finalmente tuo, per sempre. Non ti bruciare questa possibilità. Midarana sta piangendo male. Le altre sembrano tutte così contente. È strano però che siano così contente loro, eh? Voglio dire, probabilmente Ayano le ha ammazzate, quindi... Boh, non so che dire.
E finisce così, ragazzi? Potrebbe essere questo il finale di Yandere Simulator? Potrebbe davvero essere questo? Se andiamo a leggere nei commenti, Majimun stesso specifica che le rivali non sono appena ritornate dalla morte, ma sono semplicemente dei fantasmi che il nostro Majimun ha cercato di creare basandosi su qualcosa che Yandere Dev stesso aveva detto. Infatti qui c'è un link che porta a un video. Questo video per la precisione. Che... però non so che cosa mi rappresenti perché non conosco il cartone da cui è tratto. Ci sono tutte queste persone che si congratulano con qualcuno e non ditemi troppe cose nei commenti perché non vorrei fossero spoiler. Comunque sia, voleva qualcosa del genere, immagino, con tutte le rivali che si congratulano con Ayano per aver vinto la sua battaglia. Effettivamente magari una cosa del genere potrebbe anche avere senso, perché potreste non averle uccise tutte le vostre rivali. In fondo i regali potete lasciarli comunque, giusto per avere un po' di rapporto con Senpai. Magari in questo modo penserà che ci sia una ragazza da lontano che in qualche modo si occupa un pochino di lui, anche se non è depresso. Quindi non lo so, ammetto che la cosa dei regali non so come funziona in assenza di omicidi. Lo sapete che io vorrei cercare di fare una run pacifica il più possibile, sperando che questo però non significhi che poi otterrò il game over perché Senpai è troppo su di morale per accettare il mio amore. Non lo so, onestamente Pepe non dovrei ammazzare nessuno, anche perché voglio dire, soprattutto Osana e Hanako non vanno assolutamente uccise, questo già lo sappiamo, perché rischieremmo di trasformare Senpai in una specie di guscio vuoto, privo di amore, di affetto, di empatia, di qualunque cosa. E sì, Ayano potrebbe conquistarlo, ma sarebbe come stare con un burattino. Quindi chi lo sa, vedremo un po' come andrà a finire questa cosa di Yandere Simulator, perché alla fine sarebbe giusto poter lasciare vive tutte quante le rivali e fare in modo che Senpai ti scelga semplicemente perché effettivamente si è accorto che non sei una persona così schifosa come magari in realtà potevi essere se ammazzavi tutti. Come sempre trovate in descrizione il video di Majimun e anche il suo canale, perché merita veramente tanto. Ci vediamo prossimamente per altri concept e altre magie provenienti dal mondo di Yandere Simulator. Ciao! E comunque ragazzi, guardate per un'ultima volta come sono carini questi due, che finalmente confessano i loro reciproci sentimenti dopo anni di attesa, di bug, debug, video, aggiornamenti, Osane che non uscivano più, Kickstarter, video spiegoni e mod e concept, e finalmente li possiamo vedere che si baciano dopo tanto tanto tempo. Se vi ricordate, avevo già fatto questa cosa anch'io tempo fa, ma è sempre bello vederla rifatta. Ciao ciao!